Allora, il titolo della mostra, Strade, World States of No Name, ha riferimento a due canzoni, appunto. E quella di Tiro Mancino, Strade, ha una descrizione più fisica proprio dell'esperienza della vita urbana notturna, e l'ho associata al lavoro di Alberto Martini. Mentre quella degli U2 non è tanto riferita al significato stesso della canzone degli U2, che è più legata a quella che era una dislocazione geografica nella città di Dublino, tra chi era ricco e chi era povero. Questa è la canzone, il significato della canzone degli U2, ma più che altro per non dare una connotazione geografica precisa, e l'ho associata di più al lavoro di Andrea Marcoccia. E quindi più legata a un non luogo o a un luogo della memoria, quindi una suggestione del ricordo che è anche presente nel lavoro di Martini, ma che vuole essere proprio legata a una visione proprio non connotata geograficamente, ma vissuta emotivamente e interiormente. Strade, World Street of No Name, quindi dove le strade non hanno nome, in galleria porta gli artisti Andrea Marcoccia e Alberto Martini, tutti e due artisti che trattano il paesaggio, tra virgolette, per modo di dire, non il paesaggio classico, ma il paesaggio metropolitano, che ci porta negli esterni per quanto riguarda Marcoccia, con queste visioni vedute di azzurro, su questi sfondi bianchi, con queste strade che in maniera centripeta ci portano verso l'infinito. A contrasto c'è Martini con i suoi neri di sfondo, con queste quasi frame, no? Questi fermi immagine, scatti convulsi, ripetuti, che si sofferma su quello che è la città, il vivere della città notturna, quindi con le sue case, con le sue pompe di benzina, con queste luci, con questi fanali abbaglianti delle macchine. Si passa quindi dalla realtà quasi all'immaginario per quanto riguarda la mostra. Quindi chi osserva si troverà di fronte ad un bivio proprio tra realtà e immaginario. Fortemente voluto dalla galleria, che cerca di proporre alla Art Gallery quello che è l'arte contemporanea oggi, l'arte contemporanea, di portare quello che sono gli artisti a livello nazionale, quello che offre il panorama nazionale, di portarlo qui a Corigliano, una piccola realtà che però può vivere di luce propria, assolutamente. La galleria che ha aperto nel 2006 sta svolgendo un discorso, diciamo, col pubblico, cerca di interagire e di portare più persone verso l'arte in maniera molto, molto diversa e molto tranquilla, senza barriere, senza ostacoli. Percepire quindi l'arte nel quotidiano, quindi viverla tranquillamente. Gli artisti che la galleria propone ciclicamente, quindi di solito riesco a fare dalle 6 alle 7 mostre durante l'anno, passando dal classico, quindi dal figurativo, sempre rivisto però in chiave contemporanea, al paesaggio, all'astratto, dando anche un buon spazio a quello che è la videoinstallazione, la fotografia e la scultura. Luminose strade senza velocità, altre invece senza tempo, non sei sicuro di esserci passato. La mostra presenta i lavori di Andrea Marcoccia e Alberto Martini, artista di Roma Marcoccia, Martini di Milano. Il titolo prende ispirazione da due canzoni, uno dei Tiro Mancino, Strade, e Where the Streets Have No Name degli U2, e ha come argomento proprio il viaggio, quindi una visione della contemporaneità attraverso quello che è l'esperienza comune di tutti, dello spostamento, della vita attraverso l'approccio proprio reale alla realtà e alla strada e allo spostamento fisico, che diventa anche uno spostamento mentale, emotivo. Infatti entrambi gli artisti hanno come esperienza personale quello della visione della realtà quotidiana, però diciamo che non è una mostra sul paesaggio, sulla realtà fisica, ma è quella più suggestiva ed emotiva della risposta proprio di quello che è l'esperienza proprio personale. Quindi abbiamo una visione più diurna, che è quella di Andrea Marcoccia, che ha una
una sorta di approccio quasi post-atomico, perché in pratica non c'è la presenza umana, e queste visioni di queste ruote da una parte fuori di McDonald's, o di queste strade viste frontalmente come se stesse guidando un'auto, sono abbastanza inquietanti, e quindi c'è una visione non assolutamente tranquilla. Invece la visione di Martini è più intimista, notturna, e si percepisce proprio la riflessione su quello che è l'ambiente urbano notturno, quindi con la presenza delle auto, con la presenza delle luci, dei distributori, quindi anche qui una visione sia urbana sia autostradale, ed è un qualcosa di più inquietante perché non è definita in maniera perfetta, cioè le forme sono molto rarefatte, e quindi anche la sua non è una visione completamente ottimistica, però è sicuramente molto intima e introspettiva. Quindi l'idea era proprio quella di mettere insieme questi due artisti che hanno una visione opposta, quindi quella notturna e diurna, però sempre con un approccio molto intimo, molto introspettivo. Succede lontanissimo, al di là delle galassie, dentro un buco nero. In questa mostra abbiamo provato ad analizzare un po' il paesaggio e sotto diversi punti di vista. Siamo in due artisti, diciamo che lo approcciamo in una maniera abbastanza differente, e cerchiamo di tirar fuori dal nostro lavoro cose che vanno in direzioni forse leggermente diverse, eppure sono due lavori che si accoppiano molto bene, il chiaro e l'oscuro, la notte e il giorno. E nei miei lavori, diciamo che partendo da quelli che sono i primi, c'è un ingresso nel paesaggio, un tentativo di spingere lo spettatore a tuffarsi all'interno di un viaggio, di un'esperienza che può essere più o meno reale. Diciamo che i contesti sono tutti quanti presi comunque dalla realtà, quindi sono posti in cui sono passato, uso sempre per il lavoro, il supporto della fotografia, e scatto solitamente e quando guido o comunque in altri contesti, quindi tutte foto che faccio di tutti i paesaggi che comunque ho vissuto in prima persona. E il lavoro sviluppato però, diciamo che ha lo scopo di rivolgersi allo spettatore e comunicandogli un senso sia di realtà che tentativo di spingere una dimensione onirica, un'esperienza quasi del vissuto, e quindi all'interno dei paesaggi poi inseriscono dei soggetti con delle ruote panoramiche che richiamano degli stati di coscienza vissuti un po' da tutti quanti, poi anche se non in quel dato contesto, in effetti sono fuori contesto, fino ad arrivare a questo tipo di lavoro che è una zoomata un po' sugli elementi che sono sparsi all'interno dei paesaggi più vasti, e un po' un modo per scendere ancora più nel particolare. E, diciamo che il soggetto singolo ha lo scopo di analizzare quella parte del viaggio che è la, non so un po' come spiegarlo, non è semplice, diciamo che è un po' come guardare fuori dal finestrino, all'improvviso accorgerci che durante il viaggio c'è un dato elemento che poi ci rimane impresso nella memoria e poi dimentichiamo magari nell'attimo successivo, però fa parte del nostro vissuto, rimane lì e farà parte del nostro vissuto, e questi sono i singoli soggetti che poi ritroviamo all'interno delle varie opere più grandi. Non te ne distingue solo per l'odore dell'asfalto, non sei sicuro di esserci mai stato. Sì, il mio lavoro parte dal presupposto di indagare su quegli aspetti della vita quotidiana che appartengono a tutti, cioè il fatto di guardare una macchina che passa, un parapetto, un portone, una casa, e di rendere questa come un'immagine completamente decontestualizzata, cioè rendere quello che è un sogno, un aspetto che è evocativo di un posto in cui siamo stati, oppure molto spesso
è anche un luogo che ci ricordiamo perché ci siamo passati tempo prima. Quindi i miei soggetti sono dei soggetti che hanno un aspetto molto concreto da un punto di vista, perché si tratta comunque di immagini reali, quindi di posti che esistono, di oggetti che esistono, quindi automobili, quindi benzinai, quindi strade, perché il titolo di questa mostra è Strade. Quindi una sorta di continuo movimento, una sorta di continuo cammino che può essere quello di una persona del nostro tempo, di una persona che vive in un aspetto contemporaneo e che quindi ritrae quello che vede, ma con un occhio diverso da una persona che non fa il nostro mestiere. Quindi cosa succede? Il cercare di rappresentare un aspetto che è quotidiano, che è di per sé banale, con una sorta di trasformazione cromatica, quindi con dei colori che vengono virati e che hanno un significato simbolico, con una sorta di scrittura all'interno della composizione, fanno sì che ci troviamo di fronte a una rappresentazione molto spesso onirica di quello che è un aspetto banale o quotidiano della nostra vita. Nei miei lavori c'è sempre comunque la ricerca anche del suono che ci ricorda un momento della nostra vita, quindi ci sono dei quadri che nascono prima per essere degli aspetti sonori della nostra vita di tutti i giorni. Il suono di un camion, cioè del motore di un camion, un clacson, il rumore della pioggia, le persone che camminano, anche se non le rappresento, ma le sento, quindi cerco sempre di rappresentare un aspetto contemporaneo che vivo come una persona. Sono strade che di notte le distingue solo per l'odore dell'asfalto. Non sei sicuro di esserci mai stato, non sei sicuro che ci sta tornando. Ci sono strade luminose, strade senza voce, d'altre invece senza te.